Ragazzi, buonasera a tutti, sono Luigi Onnaraku se preferite. Infine eccoci. La road più facile di tutte, Planetary Destruction, con Team Broly, o meglio dire, Broly STR alla conquista. Ragazzi, vedrete cose molto divertenti. Broly Ability 2, il resto del team in realtà non mi interessa, assolutamente. Si può fare molto più velocemente utilizzando gli oggetti simili Takoyaki, quindi quelli che aumentano gli stats di Broly in base al numero di orb che prendono. Vi dico solo che, come potete vedere, bisciotta le fasi. Così. Perché Broly può. Che vi si può dire, vabbè, non bisciotta proprio, però ci capiamo, no? La differenza tra prendere Takoyaki e usare questi oggetti è che con i Takoyaki lanciate una sola 12 chi. Quindi io preferisco andare proprio di oggetto difensivo special. Oggetto difensivo special. Poi nel turno in cui non ci sono... Non meglio, nel turno in cui non c'è Broly STR, perché purtroppo un turno può starci il ragazzo, ci difendiamo. Facciamo i danni che riusciamo con gli altri PG, un po' uno, un po' all'altro, un po' uno, un po' all'altro, utilizzando anche Broly originale. E buona lei, poi torniamo dal Broly STR e così via. E che vi posso dire? In realtà, come penso possiate immaginare, è molto semplice, cioè c'è poco che possa dire davvero di questa fight. E la road che quando avrò lo sbatti farmerò per farmi Trunks Ability Full. Che dovrei farmare tante di road Ability Full, penso di avere... Non so manco se ho uno dei PG Ability Full ora che ci penso, sapete? Dovrei andare a controllare un attimo. Comunque c'è poco altro da dire, come potete notare. Ecco, ora siamo tornati al turno di Broly e qua ricomincia il gioco. Il Broly piglia. Poi in base a come vi gira potete andare a far attaccare prima uno, poi l'altro, cioè vi cambia poco. Qua dicevo che ad esempio è utile, perché intanto abbiamo già Gotenks mezzo sfondato. Vediamo anche la Princess Snake, così siamo sicuri di rimanere in vita, è buona. Cos'altro possiamo volere dalla vita, ragazzi? Un amaro Lucano? Forse, però non è obbligatorio. Ma a parte le battute che si possono fare, questo è davvero facile. Volendo si può fare tranquillamente con Planetary Destruction puro, quindi con i Beerus, ma perché complicarsi la vita? Broly LRSTR non è chissà quanto difficile da avere. Si può usare Broly Leader, non per forza Broly Int, che magari non avete. Quindi nient'altro, cioè alla fin fine nient'altro a dire. Vedete, i nemici dura un poco e buona lei. Questa è l'ultima road, molto, forse eccessivamente semplice. Detto questo, noi ci vediamo nei prossimi giorni con le novità. Domani dovrebbe uscire la nuova history, che aspetterò un attimo a fare. Voglio provare a pullare Gogeta e vedere se riesco a farvelo con doppio team Gogeta. Che non sarebbe malaccio, mi dicono dalla regia. Sia pullarlo che farvi la history con doppio team Gogeta. Speriamo bene, non ho tantissime gemme, non vedi shoppare dove c'è l'anniversario IKK, quindi dovrò sperare di avere un po' di sculo che dopo i nostri carissimi, fantastici, superlativi amici Goku e Piccolo LR, non so quanto avrò perché l'ho sculato abbastanza, in generale nell'ultimo batch sto sculando abbastanza, quindi... Ci deve essere una baccia in cui sfigo e se proprio lo devo scegliere, ragazzi, sarò sincero. Meglio sfigare al Tanabata che sfigare poi al KK. Quindi se devo proprio scegliere, chi se ne è il Tanabata, andiamo ai KK. Detto questo, vi ringrazio di seguito, vi auguro una buona fine visione e noi ci vediamo domani con il prossimo video.